Gennaio 2021. Svegliati Avvocatura, come sempre, on air. Scarica la nostra app Uslo Web Radio per Apple e Android. Buongiorno amici e amiche, colleghi e colleghi, ed eccoci ad una nuova puntata di Svegliati Avvocatura. Come sempre, il venerdì chi vi parla è il vostro amico e collega Vincenzo Grieco del Foro di Foggia. Quest'oggi con me non ci sarà il buon, caro e vecchio, dovremmo dire, collega Fabrizio, ma condurrò la trasmissione in solitaria. Non vi preoccupate, perché la mia voce non vi tedierà, perché anche quest'oggi per voi la puntata è ricca, ricca di spunti e prassi o meno problematiche giuridiche sempre più diffuse, e speriamo veramente, come sempre, che questo possa essere di ausilio alla vostra e nostra attività. Ma non perderei altro tempo, lancerei direttamente l'intervista curata, come sempre, dal nostro santo, dovrei dire, amico e collega Angelo Marzo, al professor Giovanni Crea, in materia di provider ed app fra cookie wall e consenso libero. Ma prego dalla regia. Silenzio in aula. Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico, il processo tributario telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Buongiorno al professor Giovanni Crea. Salve, salve, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Giovanni, in questi giorni, sia per l'errata comunicazione, per quant'altro, WhatsApp è stato al centro delle discussioni dei problemi, ma in ogni caso l'AGCOM, con un provvedimento di poco tempo fa, ha notato violazioni normative dei provider che utilizzano meccanismi di condizionamento del consenso, le cosiddette pratiche commerciali scorrette. Facciamo un po' un excursus di questo provvedimento dell'AGCOM e delle problematiche WhatsApp-Facebook, che è un binomio che è ormai indissolubile. Sì, allora, sì, grazie Angelo per darmi l'opportunità di approfondire un po' questo argomento. Sì, parliamo questo è un provvedimento che in realtà adesso fa scuola, in realtà è già di qualche anno, è del 2017, è stato adottato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con riguardo a una condotta di WhatsApp che è stata inquadrata nell'ambito della disciplina delle pratiche commerciali scorrette. È interessante tuttavia cogliere un po' l'intersezione tra questa disciplina e anche quella a protezione dei dati personali. Questo perché? Perché la pratica commerciale scorretta a cui fa riferimento l'autorità garante in buona sostanza ha ad oggetto l'utilizzo di dati personali finalizzato al carpire, all'estorcere un consenso alle persone
interessate per un utilizzo di questi dati che è, diciamo, ulteriore, diciamo così, che va oltre, diciamo, l'utilizzo, il trattamento che dovrebbe essere fatto, quello strettamente necessario alla fruizione del servizio. Ecco, questo, diciamo, i cosiddetti, no, perdonami Giovanni, i cookie wall, no? Cioè quella pratica, sì, che commerciale un po' aggressiva, che comporta un rilascio del consenso, che nella comunicazione ultima di WhatsApp è stata un po' eccessiva. Nessuno dice che WhatsApp avrebbe trasferito all'estero qualcosa, eccetera, ma sicuramente non è stata una comunicazione efficace sotto il profilo del consenso, anche lì. No, no, non è stata, allora intanto non è stata una comunicazione, diciamo, effettuata nel rispetto del principio della trasparenza, esatto, perché anche il nostro garante per la protezione dei dati personali, come dire, ha sottolineato la scarsa intelligibilità delle condizioni e dell'informativa. Ecco, diciamo che se questa informativa fosse stata indirizzata agli utenti, agli utilizzatori dell'Unione Europea, probabilmente si sarebbe prospettata una violazione dell'articolo 12, in particolare il primo paragrafo del GDPR. Perché dico questo? Perché sembrerebbe che, almeno, diciamo, stando alle cronache recenti, sembra che questa iniziativa WhatsApp l'abbia presa nei confronti di utenti extraeuropei, se non erro gli utenti in India di WhatsApp, utilizzatori di WhatsApp però in India, quindi un paese extraeuropeo. Il fatto è che poi, diciamo, l'avviso che da quella data dell'8 febbraio, che adesso è stata sospesa dalla stessa WhatsApp, che le privacy policy sarebbero mutate, è un avviso che se lo sono ritrovati anche utenti dell'Unione Europea, certo, malgrado la stessa WhatsApp abbia smentito che questo avviso riguardasse anche gli utenti dell'Unione Europea. Però, tornando all'argomento principale, esatto, sostanzialmente questa, sì, ecco, esatto, questa, diciamo, che si tratti di cookie wall o che si tratti di privacy policy, in questo caso di WhatsApp, ecco, questo sostanzialmente si inquadrano queste pratiche in una strategia che sta avendo luogo negli ultimi tempi, come dicevo, carpire un po', che è quella che consiste nel carpire un po' il consenso, nell'estorcere il consenso, nel far sì che questo consenso non sia proprio libero, ma sia condizionato, sia vincolato. Perché? Perché sostanzialmente la strategia costringe gli utilizzatori a rilasciare il consenso oppure a non accedere al servizio, tanto è vero che il banner che rappresenta per l'appunto il cookie wall è proprio quello, è proprio quello strumento che non ti fa accedere al servizio se tu, diciamo, non rilasci il consenso per trattamenti ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari. E quindi, sotto questo profilo, il consenso, diciamo, non è libero, per cui da lì poi, diciamo, vengono fuori le considerazioni riguardo, diciamo, la necessità
che il provider metta a disposizione invece un servizio equivalente, per cui non chiede il consenso e quindi l'utente, l'interessato, può scegliere tra, diciamo, un servizio di base per cui accede senza dover rilasciare il consenso, ovvero un servizio magari a valore aggiunto, per il cui accesso invece l'interessato rilascerebbe il consenso in modo tale che se l'interessato ha un'alternativa, allora a questo punto il suo consenso, si può ritenere libero. In Anche perché poi, assenza, no? Sì, del prego. consenso, parliamo poi soprattutto nell'ambito, perché poi quei consensi sono finalizzati all'attività commerciale, no? Quindi entrano in gioco anche i codici del consumo, gli indebiti condizionamenti, quindi pratiche commerciali di un certo tipo, no? Non c'è dubbio, certo, infatti tornando appunto alla pratica commerciale scorretta, è evidente che diciamo, questo comportamento del provider, oltre che essere diciamo, un comportamento che viola il GDPR sotto il profilo della modalità di acquisizione del consenso, sembra poter essere rilevante anche ai fini del codice del consumo, perché comunque è un'estorsione indebita è un'estorsione, scusa, del consenso, un'acquisizione indebita del consenso che è suscettibile di inquadrarsi in particolare nell'ambito delle pratiche commerciali aggressive. Perché le pratiche commerciali scorrette si dividono in ingannevoli e aggressive. E questo perché? Perché sia la stessa autorità per la concorrenza, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, sia la Commissione europea, sia la direttiva numero 770 del 2019, hanno, diciamo, riconosciuto ai dati personali un valore economico e quindi un valore di controprestazione del servizio, per cui questo, e quindi individuando un rapporto di scambio e quindi potendo inquadrare questa fattispecie anche nell'ambito, per l'appunto, delle pratiche commerciali, ok? Certo. Pratica commerciale che poi però diciamo ai sensi del codice del consumo, cioè del decreto legislativo 206 del 2005, diciamo, è suscettibile di rivelarsi scorretta e in particolare aggressiva. Detto questo, insomma, ci aspettiamo che la GCM la parte sua la fa, perché diciamo, spesso noi ritroviamo provvedimenti diciamo, con cui la stessa autorità interviene nei riguardi di queste pratiche per i profili di propria competenza. Adesso ci aspettiamo che anche il nostro garante insomma, intervenga, perché come diciamo, tutti noi abbiamo modo di constatare, insomma, su internet quasi tutti i siti Sì, stanno adottando la pratica dei cookie wall, insomma, quando non capito? Quindi trasformano il legittimo interesse in consenso, ecco che sì, che poi quella è una stortura, un'altra stortura che sì, una veramente stortura, sì, no, ma ma molti su no, quella. molti cerchiamo di denunciare, amiche lo hanno fatto espressamente, ma anche quello sarà una situazione da mettere sicuramente, da stigmatizzare e da riempire di provvedimenti, insomma, ecco. Sì, ecco, ci auguriamo che il garante al termine della consultazione delle proprie linee guida, insomma, Anche darà perché anche delle. Dimmi, prego, prego. fa dei video molto interessanti per i cittadini comuni, per sensibilizzare la protezione del dato personale. E quindi penso che sarà più efficace anche poi decidere,
cosa fare. Certo, no, assolutamente. Intanto le linee guida le ha adottate, esatto. Quindi le linee guida quelle sono state adottate. Adesso le ha messe in consultazione, ecco, dovrebbe anche chiarire un pochino il rapporto tra consenso e legittimo interesse, ecco, perché esatto. Diciamo che c'è un'aberrazione, quella che noi leggiamo, cioè il consenso al legittimo interesse che gli utenti dovrebbero rilasciare. In realtà gli utenti rilascerebbero eventualmente un consenso al trattamento dei dati, non certo. all'adozione di una base giuridica. Giuridica. Cioè, non è che si utilizza la base giuridica del consenso per approvare la base giuridica del legittimo interesse. È una stortura, un'aberrazione. Non certo. saprei neanche dirti come è venuta fuori, ce la ritroviamo. Però insomma. Stanno tentando in tutti i modi di fare quello che abbiamo anticipato prima, di riuscire a raggiungere sempre di più i consumatori attraverso pratiche non davvero corrette. Questo è, diciamo, no, questo no, principale, ecco. Certo, no, questo no, ecco, in chiusura volevo anche accennare a un altro profilo che se vuoi, avremo tempo, lo approfondiremo. Allora, visto che abbiamo capito che una condotta rilevante ai fini del GDPR può esserlo anche ai fini del codice del consumo, teniamo presente che condotte di questo genere, cioè costringere gli utenti a rilasciare il consenso, se messe in atto da un operatore in posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 del trattato, è attenzione che questo è suscettibile di integrare un abuso della posizione dominante, quindi una violazione dell'articolo citato, dell'articolo 102 del trattato. Quindi diciamo che si intravede anche una fattispecie, un profilo anche di questo genere, quindi che diciamo è più attinente proprio al diritto della concorrenza, quindi esatto. qui passiamo dai dati alla concorrenza, certo. Sì, dalla protezione dei dati al codice del consumo, addirittura al diritto della concorrenza. In particolare questo può integrare il profilo di un abuso di sfruttamento, così si è chiamato nel gergo, che è riferito appunto agli abusi che vengono effettuati da un operatore dominante direttamente sugli utenti, direttamente sui consumatori. E su questo poi magari insomma vedremo un po' di fare gli approfondimenti. Giovanni, intanto ti ringrazio perché tu sui social conduci una campagna di sensibilizzazione veramente sì. no, importante per la tutela dei dati personali, oltre a rivolgersi voglio dire, tecnici della materia, ma anche in maniera divulgativa. Di questo ti ringrazio e ti ringrazio anche della cortese intervista. Una buona grazie giornata a te. Grazie anche a te, grazie. Alla prossima, grazie. Alla grazie. Prossima. Web Radio, la voce dell'avvocatura. Ed eccoci rientrati in studio, ringraziamo come sempre i colleghi e le autorevolezze, o meglio le autorità che rilasciano ai nostri microfoni interviste, veramente sono di estremo ausilio all'attività che giorno per giorno andiamo ad esercitare, ma non perderei altro tempo e passiamo ad altra tematica, sempre ormai legata quanto più possibile come il venerdì al diritto, o meglio alla protezione dei dati personali in materia di GDPR, ma possiamo notare in questo caso il contributo rilasciato dall'avvocato Andrea Michinelli in materia di PS2. Cos'è? Praticamente l'APB ha pubblicato la versione definitiva delle linee guida volte a regolare il rapporto tra normativa e pagamenti attraverso questa modalità.
e questo trova ovviamente riscontro nel rispetto del regolamento in materia di, come sappiamo, di protezione dei dati personali, GDPR. E quindi andiamo a scoprire insieme cosa cambia dopo la messa in consultazione e l'approvazione finale del documento. Ma prego dalla regia. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Buongiorno al collega Andrea Michinelli. Buongiorno a tutti, buongiorno Angelo, grazie anche a tutti gli ascoltatori. Allora Andrea, parliamo di dati personali, di trattamento ovviamente, e del PSD2, cioè le nuove linee guida delle DPB per l'open banking. Quali sono e che cosa significa questa nuova operatività? Allora, facciamo una brevissima introduzione al tema, ma brevissima lo giuro, per chi magari non ha una conoscenza dettagliata di queste norme. Sostanzialmente la PSD2, che ovviamente ha avuto una PSD1 in precedenza come pregressa direttiva, ha introdotto, tra le altre cose, perché è una direttiva del 2015 molto complessa, ricca di novità, e quella che noi qua andiamo a discutere un minimo è il discorso, come accennavi giustamente tu, dell'open banking, cioè il fatto di aprire il mercato del pagamenti e delle operazioni di pagamento di soggetti nuovi, non più solo le banche, ma dei nuovi soggetti che erano già stati identificati come, in italiano la traduzione più corretta, di prestatori di servizi di pagamento, che a sua volta ha introdotto, tra le varie fattispecie, istituti di pagamento. Queste tipologie hanno introdotto dei soggetti che qui con acronimi rendono meglio nello scritto, perché sono ISP, SPSP, quindi magari, visto che stiamo facendo una cosa orale, li descriviamo con i termini più semplici e che spero che possano far capire meglio il tema. Sostanzialmente stiamo parlando di intermediari che possono, da una parte, fornire semplicemente delle informazioni, una panoramica di quella che è la situazione di un determinato soggetto, persona fisica, che magari ha più conti su più banche. Poi abbiamo le banche o comunque istituti di credito, in ogni caso il soggetto che detiene il denaro vero e proprio su cui poi si fanno le operazioni. E poi infine abbiamo degli intermediari che effettuano delle disposizioni degli ordini di pagamento, quindi sono un soggetto nuovo che si mette tra la persona fisica e l'istituto di credito, banca che sia, perché ci possono essere varie ragioni anche di speditezza, della più maggiore semplicità di utilizzare una app fornita da questi fornitori. In tutto questo c'è stato un problema, perché la direttiva, recepita ovviamente in Italia con un decreto legislativo successivamente nel 2017, era del 2015, quindi non c'era ancora il GDPR, si allacciava a dei concetti di dati personali che erano certo quello della direttiva del 95, però restavano comunque dei problemi, anche perché il testo, e lo vediamo fra un attimo, forniva delle ambiguità e una terminologia non del tutto conforme al quadro poi del trattamento dei dati personali. Da qui il fatto che le DPB prima, nel 2018, aveva rilasciato una lettera interlocutoria in cui ha dato dei primi minimi chiarimenti, e poi è arrivata finalmente a dare una vera e propria linea guida, quindi un documento molto importante per tutti quelli che operano nel settore, e tra l'altro spero che sia di interesse anche per chi non si occupa direttamente di queste tematiche, ma più in generale dati personali, perché ci sono comunque, lo vediamo fra un attimo, delle indicazioni molto puntuali e interessanti per tutti. E allora, venendo a riassumere i punti principali, ovviamente è un documento di 25-26 pagine, non possiamo fare miracoli. Lo comprimiamo nei punti che secondo me sono magari più importanti. Io ovviamente rimando tutti alla lettura. E allora, innanzitutto, un discorso molto importante che ha chiarito le DPB è specificare le basi legali di trattamento. Sappiamo tutti col GDPR ci sono all'articolo 6 quelle per i dati comuni, sì, e poi dopo abbiamo il 9 i dati particolari e il 10 i dati giudiziari penali. Benissimo, non è semplicissimo per chi opera, si sarà già capito che con tutti questi soggetti i rapporti possono essere piuttosto complessi, quale tipo di base si poteva utilizzare. E qui c'è un'analisi soprattutto sulle basi contrattuali, perché giustamente sono comunque soggetti che sono destinate a fare un servizio per un utente che l'ha richiesto. Diciamo, quindi, che quella è la base, diciamo, prevalente, no?
Sì, assolutamente. Le DPB giustamente fornisce dei chiarimenti sul fatto che non ci si deve approfittare facendo quello che si chiama un bundle, cioè un accorpamento magari di altre finalità che non c'entrano nulla con quelle strettamente pertinenti al servizio, e chiarisce anche che comunque in questa base legale potrò usare solo i dati necessari per fare l'attività richiesta, non di più. Non posso estendere, per il principio di minimizzazione del GDPR, non posso estendermi ad altri dati che non sarebbero pertinenti, sì. E quindi devo cercare eventualmente altre basi. Una indicazione interessante che tra l'altro è stata aggiunta nell'ultima versione, perché adesso non l'ho detto, ma è stato finalmente consolidato un testo, era stato proposto in consultazione pubblica mesi fa, adesso abbiamo una versione definitiva di queste linee guida, è stato introdotto un punto che richiama l'eventuale base del legittimo interesse per quale finalità? Per combattere le frodi, perché giustamente nel settore sono all'ordine del giorno, gli strumenti si stanno anche evolvendo per fare antifrode, e quindi si dice nelle linee guida che posso farlo con una base di legittimo interesse, con tutto quello che comporta, quindi valutazioni con bilanciamento degli interessi e discorrendo, esatto, oppure con una normativa che me lo impone a seconda del soggetto coinvolto. Certo. Tra l'altro dà secondo me una serie di indicazioni molto importanti, qui mi riallaccio al discorso prima più generale, perché magari non so quanti utilizzano questo tipo di strumento, che è il cosiddetto test di compatibilità degli scopi, ovvero sia io quando determino una finalità, l'articolo 6,4 mi permette di estenderlo anche a finalità compatibili che magari non avevo nemmeno reso note all'inizio al soggetto, gliele rendo note successivamente, sempre prima di ovviamente compiere il trattamento, però devo fare questo esercizio di compatibilità. Nell'articolo 6,4 c'è l'indicazione dell'iter, ma qui l'IDP ci dice una cosa molto importante, che non è possibile trovare, hanno già fatto praticamente loro l'esercizio, e ci dicono che non è possibile trovare un qualcosa di compatibile, quindi se io voglio fare altri trattamenti per altri scopi, con quei dati, dovrò usare o un consenso oppure una fonte di nuova legislativa, come, e qui fa un altro esempio da parte dell'IDPB, per AML, cioè per fare delle ricerche di antiriciclaggio e controlli antiriciclaggio, quindi sostanzialmente basi legali. Questa è una base molto importante e vediamo che sono chiarimenti molto interessanti. Sì, diciamo che poi sono quelli che interesseranno da qui nei prossimi anni, perché sono quelli più importanti non nell'open banking, cioè ormai è quello il terreno attraverso il quale ci dovremmo muovere tutti, anche i meno consapevoli della protezione dei dati personali, no? Sì, l'altra base è molto importante, direi che è quella del consenso. Perché esaurita quella della finalità contrattuale e alcune basi di legittimo interesse, innanzitutto le DPB quella rimane ed è anche un bel grattacapo, soprattutto per chi magari lavora con ho lavorato con istituti di credito, sa quanto è complicato gestire i consensi. Anzitutto perché le DPB, già nella lettera interlocutoria del 2018, ci aveva chiarito che nel testo della PSD2 si utilizzano i termini, parlando di consenso esplicito, che non è, e qui l'ha chiarito attentamente, secondo me con un volo un po' pindarico, però alla fine necessitato dal fatto che il testo evidentemente non era stato redatto da qualcuno così ferrato nei dati personali, non è il consenso dati personali, bensì è semplicemente l'accettazione di un servizio contrattuale. Quindi quando la PSD2 parla di questo consenso esplicito, non stiamo parlando del consenso GDPR, è un'altra cosa. Quindi alcuni erano venuti il sospetto che si fosse creata una base di trattamento nuova, particolare, consenso. Così potrebbe sembrare, no? Esatto, invece... GDPR, che cosa vuoi che sia? Esatto, poteva essere una legge che andava a innovare in maniera pericolosa e forse anche illecita, un quadro normativo diverso. È stato chiarito per l'ennesima volta che non è così, quindi va intesa in questo senso, accetto il contratto. Questo è anche molto, tra l'altro, importante perché... l'utente, io ad esempio che sono un correntista, se voglio una sorta di 1326 rinforzato, l'accettazione del contratto ben chiarita, no? Sì, quello che accomuna come concetto al consenso privacy è la revocabilità, che dovrebbe trovare delle modalità simili nella sua facilità di a consentire e revocare. Perché? Perché io potrei ad esempio da correntista di una banca
mettere in mezzo uno di questi fornitori di servizio, però cambiare idea strada facendo. Magari a un certo punto mi stanco di avere il servizio informativo di X, e però mi mantengo il servizio informativo di Y. Tutte queste cose vanno gestite con dei meccanismi di consenso che anche lato tecnico, anche se stavamo parlando di un consenso contrattuale, sarà simile a un consenso privacy, almeno a livello di gestione di quello che potranno essere dei cookies, dei log, una serie di strumenti per tenerne conto. Tra l'altro, invece, il consenso, come lo intendiamo noi nell'ambito privacy, rientra dalla finestra invece in un discorso molto importante, che è quello dei dati particolari, perché anche qua innanzitutto di nuovo l'EDPB fa un grande sforzo interpretativo nel dire che di nuovo nel testo della PSD2 c'è un altro cortocircuito terminologico, perché si parla di dati sensibili di pagamento. Bene, non sono da intendere come i vecchi dati sensibili che avevamo con la vecchia disciplina come terminologia, non sono i dati particolari, sono i dati che generalmente possono dare luogo a delle frodi con i dati identificativi e le credenziali di autenticazione. Credenziali, voglio dire, quindi. Sì, soprattutto quelli. Questo sembra essere un concetto che non so se hanno preso, ma comunque ci sono normative statunitensi dove usano proprio questa terminologia con questo significato, quindi potrebbe essere stata quella la fonte di ispirazione, oppure qualche convenzione utilizzo internazionale di questa terminologia. Ma comunque l'EDPB ci dà una grande mano dicendo attenzione, non è quella roba lì, è invece il dato particolare, e qui torno di nuovo al discorso di prima, cose utili secondo me per tutti, perché chi lavora nel settore sa bene quanto le banche soffrano per questo discorso dei dati particolari. Qui secondo me l'EDPB si poteva magari spingere a chiarire un po' meglio ulteriormente, mi spiego meglio. Quando io faccio un'operazione di conto, facciamo un esempio, un bonifico, ci posso mettere dentro di tutto anche nella causale. Da qui la corona di spine, perché se io poi lì dentro c'è veramente dati particolari, facciamo un esempio facilmente comprensibile, faccio una donazione a un istituto religioso, una chiesa, che potrebbe rivelare le mie inclinazioni religiose, e quindi dato particolare, quello, come sappiamo adesso, il GDPR fornisce una maglia di basi di trattamento per quel tipo di dati molto stretta, che tra l'altro è sofferenza di tutti, ma anche legittimo interesse nell'articolo 9 che ci dà gli strumenti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quando l'EDPB in questa analisi ci dà un aiuto e dice sostanzialmente, almeno per questo tipo di attività, c'è poco da fare, dovete cercarvi un'alternativa tra queste due basi, il consenso esplicito, dati particolari o l'interesse pubblico, sta facendo già una grande piazza pulita. Il problema è che l'interesse pubblico, che dovete poi trovare una sponda normativa, da noi ce l'avrebbe nell'articolo 2 sexies del codice della privacy, se qualcuno se lo va a leggere vedrà una lista infinita di attività che temo possano aiutare ben poco per quello che stiamo parlando qui. Tra l'altro, poi aggiungo che tra l'altro è un articolo che si può applicare a determinati enti di interesse pubblico economico, al limite ci entrano le banche, ma tutti gli altri soggetti nuovi dell'open banking di cui parlavo prima dubito. Quindi non resta che il consenso, e questa è una bella spada di Dumbledore, perché vuol dire che io a livello di sistemi mi devo attrezzare tantissimo, anzitutto, come dice anche l'EDPB, se è possibile, per evitare di usare dati particolari di questo tipo. Però il problema è che io non posso mai prevenire una persona da scrivermi nella causale di un bonifico, chissà Dio cosa gli salta in mente di scriverci. Non è che semplicemente da qualche parte la dico lì, ma anche intervento per cambio di sesso, non so, potrebbe no? Sì, ci sono tutte una serie di casistiche che sono più frequenti di quello che pensiamo. E tra l'altro, altra interessantissima, anche qui ripeto, cosa per tutti, non solo per chi si occupa del settore dei pagamenti, del bancario, eccetera, giustamente l'EDPB puntualizza una cosa: io potrei avere dei dati che di per sé non sono particolari, ma nel momento in cui io faccio profilazione, perché li accatasto, li incrocio, li analizzo, comincio a costruire dei profili in banca e negli istituti di pagamento, è normale per una serie di finalità, vuoi l'antifrode, vuoi il rating di solvibilità, c'è una serie di attività che si fanno piuttosto comuni, ecco, potrei creare un dato particolare da questa inferenza, e quindi questa è un'altra cosa secondo me molto importante che ci segnala l'EDPB.
Vedremo strada facendo come questa PSD2 reggerà il rapporto con le linee guida. Saremo tutti molto curiosi, ovviamente c'è molto da lavorare. Qui abbiamo soltanto accennato a tutte queste tematiche. Tra l'altro, in ultima versione hanno aggiunto qualcos'altro ancora, ma nulla secondo me di così importante come i temi che abbiamo appena affrontato. L'ultima cosa che magari posso segnalare è di stare attenti, sempre lato chi opera nel settore, alla cosiddetta parte silente, che è un soggetto che non c'è nella normativa espressamente, ma sostanzialmente è chi riceve un'operazione di pagamento. Ad esempio, io faccio un bonifico a te, tu in questo caso saresti la parte silente. Perché è da valutare attentamente? Perché ci si deve porre anche lì il discorso, il dilemma del gli devo chiedere un consenso, non gli devo chiedere il consenso, che tipo di base, perché qui ovviamente l'EDPD sforna di nuovo un legittimo interesse come possibile base. Però bisogna stare attenti che io che ho rapporto col correntista, magari, correntista diciamo beneficiario, parte silente, a mio avviso, la banca ovviamente dovrà aver comunque richiesto il consenso per i dati particolari, se anche sei beneficiario, ma ti arrivano, come dicevamo, degli pagamenti, delle operazioni che possono evidenziare questi dati particolari, a mio avviso il problema si ripone esattamente come prima. Bene, Andrea, grazie della piacevole chiacchierata e una buona giornata a te. Grazie e buona giornata a te e a tutti. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Ed eccoci finalmente arrivati, addirittura d'arrivo, dovrei dire, o quantomeno così dicono i piloti dei jet. Ma al di là di questo, prima di augurarvi una buona giornata di udienze ed un buon fine settimana, non possiamo, come radio, non prendere atto del comunicato diramato proprio ieri dalla Cassa Forense in materia di sospensione del pagamento dei contributi soggettivi minimi dovuti per l'anno 2021. Come in realtà già evidenziato da molti colleghi sui principali canali social, la sospensione non è da ritenersi ammissibile per ogni singolo collega iscritto in questo caso a Cassa Forense, in quanto la sospensione trova l'addentellato normativo nella legge 178-2020, articolo 1,20, il quale, senza volerlo leggere, in buona sostanza, non fa altro che mettere nelle condizioni anche le casse di previdenza private, quindi l'INPS, gestione separata, perché la normativa è di settore e riguarda solo e soltanto i liberi professionisti, sia questi iscritti alla gestione residuale, gestione separata INPS, sia iscritti alle singole casse di previdenza autonome, ma permette una sospensione dei contributi poiché con il bilancio, l'approvazione del bilancio previsionale dello Stato, verranno accantonati circa 1.000 milioni di euro per il pagamento in nostra sostituzione. Ricordiamo però, colleghi, che la sospensione al momento opera per tutti e la legge al momento dispone semplicemente e in maniera alquanto precisa che esonerati saranno i colleghi in questo caso che avranno fatto valere un fatturato per l'anno 2020 inferiore del 33% rispetto al fatturato del 2019. Quindi i colleghi che hanno visto un incremento del proprio fatturato tra il 2019 e il 2020, o addirittura i colleghi che hanno visto immutata la loro situazione, dovrebbero far bene i conti e si consiglia, insomma, quantomeno di accantonare le relative somme proprio perché la legge 178 del 2020 non darebbe la possibilità alle casse private, Cassa Forense come sappiamo lo è, di pagare, ecco, i contributi anche per questa categoria di colleghi dovremmo definire fortunati. Conclusa quest'ultima parentesi, come sempre vi auguro un buon fine settimana, una buona giornata e vi ricordo che come sempre chi vi parla è il vostro amico e collega Vincenzo Grieco. Alla prossima settimana! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione.
Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.